Bentornati su Tutto Sbagliato. Che cos'è questo? Allora, questo è un handpan. Mi sono documentato a fondo su questo magico strumento e l'ho ordinato. Quanto costa? Qui hanno sbagliato tutti. Ma quanto costa? Io il link ve lo metto in basso, ma prima di cliccare sul link per vedere quanto costa veramente, perché l'ho preso su Amazon, prima vi devo far sentire il suono e vi devo dire che questo è uno strumento quasi magico, perché sono quasi tutte accordate queste, come cazzo le vogliamo chiamare, ciabatte? Le chiamiamo ciabatte. Ok, adesso suona in questa maniera, arriva con la custodia e un'altra cosa che si va a posizionare sopra per coprire questa parte qui, per evitare urti, perché stona facilmente dopo se prende le botte. E adesso vi faccio, se riesco, vi faccio sentire il suono magico. Ovviamente non sto suonando bene, ma ci arriviamo. Perché vi voglio far vedere questo strumento? Perché è andato di moda, soprattutto ultimamente, in realtà negli ultimi anni, è uno strumento creato negli anni 2000, si chiamava Hang e è un nome registrato perché l'hanno prodotto in Svizzera. Questo si chiama handpan perché? Esatto, perché è pezzotto e quindi essendo pezzotto costa pure di meno. Però c'è un suono quasi magico, ma l'esperimento oggi è questo. Io l'ho comprato perché ho detto ok, tutta è una scala minore, praticamente tutta accordata, cioè sono 9 tasti, tranne uno che è un diesis, quindi in realtà suona stonando, cioè stona nella scala ovviamente. Ma il mio problema è, perché lo rimanderò anche indietro, è che c'è un tasto che stona proprio, che è questo, quindi lo devo purtroppo rimandare indietro. Ma vabbè, perché vi faccio questo video? Perché questo strumento è praticamente adatto a tutti, anche a chi non ha mai toccato uno strumento musicale. Vedete, ma come? Ho le cavie, ok? C'ho le cavie di fronte a me, loro mi stanno guardando perché mi sento in imbarazzo. Queste cavie proveranno a suonare per la prima volta l'Hangdrum, l'Handpan, perché non è l'Hangdrum, tengo a vedere. Vediamo come se la caveranno, perché bisogna avere un po' di ritmo, ma suonando pure a cazzo, tranne queste due note, perché questo è il diesis dovrebbe essere e questa stona male. Suona praticamente sempre in accordo. Quindi le cavie a me, iniziamo subito. Ciao, sono Mario, non ho mai suonato uno strumento in vita mia e adesso provo per la prima volta il fagiano. No, no, tu l'hai suonato, tu devi... Tu devi dire che l'hai suonata, la chitarra la suoni, il piano lo suoni, il violino lo suoni, ma suoni la batteria. La batteria magari. E adesso vi faccio sentire un pezzo che ho scritto stamattina, si chiama Dove il cuculo muore. Fa così. Cazzo è così. Questo è il cuculo che si sveglia la mattina. Gli vai attraverso il caffè qui. Se lo registrano. Che meraviglia che è questo strumento. Come si fa una nota sbagliata sull'entra? Io. Signor Michele, lei ha mai suonato uno strumento musicale? No. Quindi lei è a secco di strumenti musicali? Non sono stato io. Sì. Ok, madonna. È fatto apposta. Non è fatto apposta. Poi vediamo quanto costa. Lui ha sbagliato il prezzo. Sì, anche di brutto pure. Vado. Vai. Merda. Qui abbiamo una persona un po' più educata, nel senso che sa suonare la chitarra, sbaglio? Cazzo. Cazzo funziona sta cosa. Piccolo trucco. Gli devi dare le schiaffe come... Bravo. Secco. Come se stessi schiaffeggiando una chiappa.
Hai visto, eh? Tac! Eccio, tac! Un altro trucchetto. Devi andare a salire prima a destra e poi sali più o meno. Invece di fare... Allora, questa è la direzione. Invece di fare... ta, sali. E poi scendi. Ah! Appena imparato a suonare l'Handman. Andiamo con la terza cavia. Lore, vado a darmi fuoco. Questa è benzina. Oh. Lorenzo, suoni bello. Qualche strumento? No, io non suono perché mi scoccio. Vai! Schiaffeggia il culo. Ah, ok. No, non funziona. Secco. Eh? Ho imparato a suonare lo strumento! Sì! Grazie! Grazie. Allora, grazie alle mie cavie, ormai saranno cavie più o meno in tutti i video. Ad ogni modo, volevo dimostrare una cosa. Io questo l'ho ordinato perché io non so suonare un cazzo. Cioè, partiamo da sto presupposto. Ma mi piace la musica, mi piace rilassarmi sculacciando qualcosa. E ho deciso di prenderlo questo. Ce l'avevo, veramente ce l'avevo in testa, non credete. Ce l'avevo in testa da un sacco di tempo. L'ho comprato su Amazon perché ho detto, vabbè, se... non è come nella mia testa, lo rimando indietro. Io lo dovrò rimandare indietro perché ve l'ho detto, si sente, stona. E questa suona secondo me male. Suona un po' a padella. Quindi lo rimando indietro per farmelo rimandare nuovo. Ma volevo fare assolutamente questo video per dimostrarvi che con lo strumento musicale giusto si può diventare un semiprofessionista. O perlomeno potete andare in giro per le strade a chiedere l'elemosina. Handpanista, non so come cazzo si dica. Handpan. Comunque andrò per le strade con una ciotola davanti e datemi da mangiare perché sono povero.